Siamo? Anche stamattina facciamo una rapida cosina su più titoli. Più titoli. In particolare questa mattina vi racconto di un titolo che è straordinario, di un libro dimenticato, ma prima parliamo di un autore dimenticato. Un autore dimenticato e il fatto che sia stato dimenticato è una cosa che davvero chiama vendetta, che è uno degli autori importanti del Novecento italiano, che a causa delle naturalmente affermazioni così perentorie, non mi permetterei mai di sostenerle con questa autorevolezza che non ho, se non fossero confermate, se non fossero confermate anche da un impianto critico notevole che sostiene esattamente questa tesi. Quindi, come dire, non è arbitrario da parte mia fare l'apologia di un autore che è sostanzialmente di nicchia per quanto riguarda il mercato editoriale e che invece andrebbe riscoperto e riproposto con maggior vigore e maggior forza di quanto sia stato fatto in questi ultimi anni, perché per esempio negli ultimi anni comunque è stata tentata un'operazione mediata la pubblicazione di le opere nella prestigiosa collana dei Meridiani a Mondadori. Ma capite bene che in una situazione di mercato editoriale così complesso non basta, non è sufficiente semplicemente realizzare un volume anche con una veste grafica prestigiosa all'interno di una collana altrettanto prestigiosa per favorire la riscoperta di questo grande autore che ha operato, diciamo, la massima espressione della sua creatività letteraria è stata intorno agli anni 50-60 italiani, e si chiama Luciano Bianciardi. Luciano Bianciardi è un irregolare della letteratura, anzi è un irregolare più corto. Basti ricordare la sua breve esistenza contrassegnata e conclusa anzitempo anche a causa di un smodato consumo di alcolici che l'ha portato in breve prima sulla strada dell'alcolismo e poi a una fine estremamente repentina. È morto che non aveva ancora 50 anni, perché è del 22 e è morto nel 71. Questo autore è di origini toscane, maremmano, diciamo, se possiamo individuare una culla per un certo tipo di anarchismo italiano, è proprio lì che dobbiamo andare a individuarla. E questo uomo, con studi classici significativi alle spalle, con una mamma maestra che diventerà anche il titolo di un librettino, che l'ha guidato nelle fasi dell'apprendimento, si ritrova ad essere un giovane laureato nella provincia italiana e a un certo punto della sua vita, precisamente intorno alla metà degli anni 50, se ne viene a Milano. Ora, su questa cosa ci sono delle leggende, nel senso che il dato certo è che viene a Milano per trovare uno sbocco alla sua professionalità, essendo un uomo di lettere, viene a Milano per inserirsi nel mondo dell'editoria. È uno degli importanti traduttori italiani, Luciano Bianciardi. La leggenda, che probabilmente deriva anche dal fatto che questa che vi sto raccontando poi diventerà l'elemento iniziale del suo romanzo più prestigioso e più importante, che si intitola La vita agra e dal quale è stato tratto anche un film negli anni 60 con Ugo Tognazzi, un bellissimo film. La leggenda racconta che siccome nella sua terra in quegli anni ci fu una grossa tragedia sul lavoro che portò alla morte di un tritto numero di lavoratori, ma in virtù delle condizioni disumane in cui erano costretti a lavorare, la finzione letteraria da un lato, cioè il suo romanzo, ma anche la leggenda vorrebbe sostenere che sia venuto a Milano con la ferma intenzione di far saltare per aria qualcosa per protestare contro questa che era un'ingiustizia sociale assolutamente da lavare da modo violento e col sangue. Fatto sta che insomma lui si ritrova a Milano, dove affianca al suo lavoro di traduttore la collaborazione anche con giornali dell'epoca,
giornali non particolarmente, non tutti particolarmente significativi. Qualcuno di voi, vista l'età, ricordo io, ricorderà anche, ricorderà quelle, un settimanale che si chiamava ABC, che era formato rivista in bianco e nero e scandalistico, piuttosto vigorosamente scandalistico. E sono ricordate anche sue collaborazioni, udite udite, a Le Ore, che era un giornale che poi diventò un giornale decisamente pornografico, e Stampa Seminare. Ha sempre condotto infatti un'esistenza sul doppio binario: da un lato il binario di una capacità di indagine di quello che è il mondo, contrassegnante l'Italia, e cioè la provincia italiana, e dall'altro la lotta contro il calendario, nel senso di sbarcare, come si diceva una volta, sbarcare il lunario in un qualche modo. Avendo avuto una vita complessa anche sotto il profilo affettivo, perciò si è ritrovato ad avere una moglie con un figlio da una parte, cioè nella sua terra natia, poi a sviluppare una relazione extraconiugale ma costante, continua e consolidata in quel di Milano, lì ha avuto un altro figlio, c'erano dei problemi non indifferenti nella gestione economica di tutto questo tortuoso labirinto affettivo. E quindi diciamo un autore da prendere in toto complessivamente. Due sono le opere estremamente significative sue: uno è appunto La vita agra, di cui vi ho parlato prima, uno è Il lavoro culturale. Ora, Il lavoro culturale ne ho qua tre copie, siccome voi siete in coppia, no? Ce n'è una ma tre copie, e degli altri anche potete prendere perché sono qua apposta per lui. La vita agra, appunto, la vicenda sostanzialmente qual è? È strutturata intorno a questa figura di intellettuale che parte dalla sua terra d'origine, convinto di venire a Milano, nel nord produttivo industriale, nel nord del miracolo economico, perché siamo in quegli anni, ma di un miracolo economico che aveva ancora anche a noi i piedi d'argilla. D'altro canto, come dire, noi parlando di fatti e vicende anche letterarie legate a 60 anni fa, abbiamo una distanza storica di un certo tipo, ma se voi considerate che a metà degli anni 50 la guerra era finita da una decina d'anni, forse anche meno, perché poi c'erano gli strascichi, eccetera, e voi pensate che, non so, il nostro 11 settembre, che è ancora qui nelle nostre menti, nella nostra testa, in modo così vigoroso, è più vecchio di 10 anni rispetto a noi ora. Quindi immaginatevi le condizioni sociali, ma anche mentali, anche dentro queste persone, come potevano sentirsi, e lui se ne viene al nord produttivo, nel miracolo economico, con un chiaro intento di vendicare quello che considera un misfatto e una grandissima ingiustizia. E invece si trova invischiato, all'interno di questa società, si trova in un qualche modo a dover scendere a compromessi, si trova in un qualche modo anche contro la propria volontà ideale, ma necessitata da una volontà, da un insieme di cose di tipo materiale, a scendere a patti con questa realtà. In un qualche modo quindi a integrarsi in questa realtà, in un qualche modo quindi a farne parte organicamente. E questo è sostanzialmente il dramma, il vissuto sul quale si innesta il racconto. Racconto che è pregevolissimo anche dal punto di vista scrittoriale. Se noi vogliamo, se i giovani oggi volessero capire cos'era l'Italia di quegli anni, ecco, lì la trovano tutta. E la trovano anche nell'altro volume interessante di questo signore, che poi forse in qualche modo coerentemente anche in morte, anche dopo la morte, prosegue la sfilza di difficoltà che ha subito in vita. Alla fine c'è anche una certa coerenza diabolica, d'altro canto questo è.
E l'altra sua opera molto 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 significativa è Il lavoro culturale. Il lavoro culturale invece parla di della realtà di provincia raccontata mentre si è di la provincia vera, la provincia di questa cittadina della Toscana, dove lui, giovane intellettuale, perché possiamo anche definirlo così, giovane intellettuale, insieme ad altri più o meno giovani e soprattutto più o meno intellettuali, nel senso che visione per cui l'intellettuale sarebbe in qualche modo chi non svolga un lavoro manuale, fa sì che a questo punto nel paese l'intellettuale possa essere anche, che so, il farmacista anziché il notaio. E questa combriccola di personaggi di varie origini e con vari interessi e con varie simpatie politiche, perché non dimentichiamo appunto anni 50, quindi gli scontri che si riproponevano e a livello centrale e a livello di tutte le periferie, salvo periferie come la nostra che sono sempre state predominio, diciamo, del bianco fiore in maniera quasi militare, quindi evidentemente era un po' difficile che si verificassero degli scontri paritari, però in qualche modo anche da noi sono state vissute queste esperienze. E quindi tutte queste persone che sono animate da questi progetti che vogliono in qualche modo proporre ai loro concittadini. Quindi io, mentre lo rileggevo per prepararmi un attimo per questo incontro, mi venivo un po' da sorridere, perché in qualche modo, come dire, ti ci vedi anche un pochino dentro, no? Nel senso del lavoro culturale, questa volontà di per esempio questo che stiamo facendo sostanzialmente è una roba analoga, e con le parole di Biacciardi ci ridi sopra, ci ridi pensandoci agli impegni, alle cose che butti dentro in iniziative che magari, come dire, non sono così comprese, non sono così seguite. E qui c'è un traffico di intellettuali in questa cittadina, di gente che viene da Roma anziché da Milano a presentare il cinema, no? O a parlare di libri o a proporre di fare mostre. Si cerca in qualche modo di sviluppare un qualcosa, un progetto anche vago, anche nebuloso, anche pur che sia. Sono pregevoli le pagine, voi ricorderete che in quegli anni, che poi è l'accusa che anche successivamente è stata rivolta alle formazioni di sinistra, diciamo, quella di aver cercato di mettere il predominio sulla cultura, no? Ed in effetti, non, come dire, anche se dal mio punto di vista la si vede in un altro modo, hanno messo il predominio perché non c'era nessun altro che ce lo metteva, no? Ecco. Però in effetti, o vedendola da un punto di vista negativo o vedendola da un punto di vista positivo, ancora oggi in un qualche modo noi vediamo che c'è comunque una, come si può dire, prevalenza all'interno del panorama culturale, del panorama dell'editoria, del cinema, eccetera, l'intellettuale impegnato oggi in un qualche modo, attenzione, non sto dando una valutazione di merito, è semplicemente una constatazione, l'intellettuale impegnato oggi come oggi è l'intellettuale sinistra. Non, sono rarissimi i casi nei quali si possa parlare di intellettuali di destra, e sono anche molto, come si può dire, discussi, discutibili e non condivisi. Ma qui che siamo ancora agli albori di questa operazione, è bellissimo leggere certe pagine, non so quando arrivano gli intellettuali che parlano e trattano di cinema, e allora vogliono sviluppare dei cineforum, e c'è un punto che adesso non trovo, ma ve lo racconto io, in cui, perché queste figure intellettuali, magari agli ordini di un partito comunista che a sua volta era agli ordini del Partito Comunista Sovietico, erano più realisti del re. Per cui, per esempio, di fronte a capolavori assoluti, che poi sarebbero stati definiti unanimemente a livello mondiale, capolavori assoluti come L'arte di biciclette, manifesti, capisaldi del neorealismo italiano, che ancora oggi viene citato da certi autori americani che dicono, ma come
quali sono i tuoi riferimenti, e questi nazisti americani dell'oggi ci dicono Rossellini, De Sica, eccetera, no? Eppure in questo frangente invece questi intellettuali organici, gramsciani, progressivi, che sostengono, che non so, la figura del disoccupato, adesso non so se avete presente il film La di biciclette, non è ben rappresentata, il movimento operaio non viene ben rappresentato, la coscienza di classe non è sufficientemente difesa, e in alternativa a queste propongono rassegne di cinema cecoslovacco, che sembra che noi stiamo raccontando di Fantozzi, no? Ve lo ricordate quando? Ma allora stabiliamo un link, e allora ci accorgiamo che c'è un link, che forse non è casuale che Fantozzi, dopo 20 anni, la sua espressione più famosa sia stata la corazzata Potionkin, che è un capolavoro del cinema sovietico, però ci ha avuto, insomma, adesso è una cagata pazzesca, perché affonda le radici in questa roba, ma anche in questo atteggiamento critico verso una certa modalità di proporre cultura che troviamo in Biacciardi quando parla del lavoro culturale. Cioè, immaginatevi questi, perché poi questi ragazzi più o meno giovani, più o meno, però sono anche non ingenui nel senso che siano stupidi, ma ingenui nel senso che di fronte a enormità di questo tipo pongono la domanda sbagliata, e allora si collocano un pochino fuori linea rispetto a quello che vorrebbero gli intellettuali venuti da Roma o venuti da Milano per istruire il popolo e per... Quindi ecco, libri certamente dimenticati, al punto tale che il figlio di Biacciardi, questo autore, che è un signore della mia età, che probabilmente è folle con suo padre, ha svolto questa impresa di stampare. Questi sono a tutti gli effetti dei libri, e vengono venduti a un centesimo di euro. E noi rincorriamo capolavori assoluti, ce n'è uno qua del quale parlerò dopo, che ci rapinano e dimentichiamo queste cose qua. E ora li ho portati, anche perché sono uno dei più bei ritratti della provincia italiana, come sistema, come una specie di sistema di cambio circolatorio della nostra società, in cui trovi tutte queste interconnessioni, queste cose che passano, e è una lettura gradevolissima, e quindi sono qui. Quindi un autore dimenticato, non dei libri dimenticati. Il dubbio che viene è che qui ci sia proprio la volontà di rimuoverli certi autori, perché certi autori non sono congeniali e non sono funzionali a una certa politica editoriale. A proposito dei libri dimenticati, in effetti non è che vengono dimenticati perché i lettori hanno cattiva memoria, vengono dimenticati perché c'è qualcosa d'altro che li scalza, che in sé la cosa non sarebbe neanche gravissima, perché se la qualità viene scalzata da una qualità maggiore siamo tutti più fortunati, è il meccanismo dell'evoluzione, che bello che c'è. Ma il problema è che il livello generalmente si è abbassato e si è stabilito un meccanismo, una relazione di tipo inversamente proporzionale, ormai possiamo stabilirlo, fra le vendite e la qualità. E ho portato un esempio, perché a fianco dei libri dimenticati ci sono i libri che devono essere dimenticati, che sono da dimenticare, che è obbligatorio che li dimentichiamo, che anzi non dovrebbero neanche essere stati stampati, che rappresentano un assassinio di piante innocenti per fare la carta, per stampare quella robaccia lì, e che sono casi letterari. E questo è un libro nuovissimo, è stato edito nel maggio 2013, prima edizione Bompiani, maggio 2013, quinta edizione Bompiani, giugno 2013,
cioè in un mese 5 edizioni. Si potrebbe sostenere che i lettori italiani siano un po' più stupidi degli altri lettori, ma in realtà questo Virgulto, che si chiama Joel Dicker, è nato a Ginevra nel 1985, quindi è un giovane, arriva in Italia sull'ombra di un successo travolgente in Francia e anche in Svizzera naturalmente. Ha ricevuto dei premi. Questo libro, che si intitola La verità sul caso Harry Quebert, ha ottenuto il Grand Prix du Le Mans dell'Académie Française nel 2012 e il Prix Goncourt de l'Essène nel 2012 ed è in corso di traduzione in oltre 25 paesi. Allora, siccome la lettura è estremamente snella, non dovete guardare le dimensioni di questo volume, che è comunque ragguardevole, 800 pagine circa. Siccome la lettura è snella e siccome la vicenda è, non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo, un poliziesco, perché per vendere non scrive i polizieschi, io vi invito a leggerlo. Nel senso a prenderlo almeno in mano e a leggere le prime 20-25 pagine, perché si fa così. Umberto Eco poi suggerisce, no, era un altro, era Umberto Eco, non mi ricordo più. Un altro autore suggeriva di fare una lettura, non so, le prime 10 pagine, poi aprire a pagina 150, leggere 3 pagine, poi aprire a pagina... Perché anche da questo si capisce se un'opera sta in piedi. La vedi? Ecco. Ci si trovano in certi momenti dei dialoghi che soprattutto se uno ha letto il colofon della... la bibliografia e i premi acquisiti, uno è portato a pensare, è evidentemente ironico, può essere così, è una finzione, e adesso scopriremo perché c'è questa finzione. Il libro è in un qualche modo autoreferenziale. Di cosa parla? Parla di un anziano grandissimo scrittore, grandissimo successo editoriale negli Stati Uniti, che è coinvolto in un caso di omicidio e viene in un qualche modo aiutato e possiamo dire anche salvato da un suo allievo che a sua volta nel frattempo è diventato un altro grandissimo scrittore, da $1 milione di acconto sul libro che dovrà produrre, eccetera, eccetera. Appunto, dicevo, parlando di scrittori, non è operazione ingiustificata pretendere una certa coerenza linguistica, per esempio, perché alla fine uno scrittore deve esprimersi come uno scrittore, non può esprimersi come un ragazzino di 13 anni. Uno scrittore fa scelte da scrittore, uno scrittore di una certa età fa scelte da uomo scrittore di una certa età, cioè all'interno di qualsiasi cosa ci deve esserci una coerenza che la tenga in piedi. Signori, veramente, date un occhio a questa roba qua, no? Siamo a livelli di diverse centinaia di migliaia di copie che se ne vanno in giro per il mondo, in modo assolutamente ingiustificato, perché sono un raro esempio di come un buon marketing, dei buoni uffici stampa, una buona politica di comunicazione facciano sì che qualsiasi cosa possa diventare un successo. Mi rendo conto che questa è un'affermazione pesante, d'altro canto anche noi in Italia l'abbiamo visto lì sui banchi del Luke Ross, e vediamo stamattina c'è un libro di Moccia che comunque quantomeno ha una sua come si può dire onestà, no? Ha un segmento di pubblico al quale si rivolge, oltre a quello non va, scrive perché dopo ci fanno anche il film con Raoul Bova, e vabbè, è un meccanismo così. Ecco, ma questa è la drammatica prova che è proprio tipico ormai, non solo a livello nazionale, la politica delle grandi case editrici, trasformare qualcosa che non è libro in libro, venderlo e andare a coprire il segmento di pubblico che compra i libri.
cercando possibilmente di ampliarlo. Ed in effetti l'organicità di questa politica è evidenziata anche dal fatto che i libri ormai da decenni non si vendono più nei luoghi deputati per vendere i libri, ma si vendono dappertutto. E si vendono gli autogrill, e si vendono i supermercati, e si rivendono, perché se non lo vendi in prima battuta, quando è a prezzo pieno, lo venderai dopo qualche mese con 30% di sconto, e poi lo rivenderai qualche mese dopo nei remainders con 50%, e se proprio non va, va a finire nelle ceste, nei caselli autostradali, e vedrai che qualcuno lo compra. Perché alla fine basta tenere su la politica di promozione, la politica di comunicazione, qualche ospitata in TV, qualche intervista, cosa, un po' di pettegolezzo e un po' di amanti o di morose o di morosi che girano, e il libro alla fine lo vedi. E questo è il secondo libro di cui abbiamo parlato, di cui così mi piaceva raccontare. Stamattina ho portato un libro che secondo me è un capolavoro assoluto, è un libro non facile, ma l'aspetto interessante è che, pur non essendo un libro facile, è un libro che consente diversi livelli di lettura, quindi in un qualche modo è anche facile, nel senso che c'è una vicenda comunque ben costruita e, come si può dire, chi per le più svariate ragioni non si è interessato ad approfondire certe tematiche, ma si attenga semplicemente alla vicenda, troverà comunque una proposta intelligente e coinvolgente che lo divertirà in modo decisamente intelligente, anche solo semplicemente seguendo questa vicenda. Però c'è dell'altro, ed allora se un altro tipo di lettore, con magari un altro tipo di strumentazione, perché c'è anche un problema di esperienze, di letture, eccetera, intenderà nel prosieguo, approfondendo, troverà anche qui degli elementi che lo entusiasmerà. È un libro che comincia così. Le città di notte contengono uomini che piangono nel sonno, poi dicono niente. Le città di notte contengono queste scelte, poi dicono niente, non è niente, solo un sogno triste o qualcosa del genere. Passa la gente sulla nave del pianto, con i radar delle lacrime e le sonde dei singhiozzi, e li scoprirai. Le donne, e possono essere mogli, amanti, muse macilente, pinguinutrici, ossessioni, divoratrici, ex, nemesi, le donne si svegliano, si girano verso questi uomini e domandano, con femminile bisogno di sapere, che cosa c'è? E gli uomini dicono, niente, non è niente davvero, solo un sogno triste, ma certo, solo un sogno triste o qualcosa del genere. Cioè, questo è un incipit che ti racconta tutto, nel senso, insinua una situazione, insinua quello che è l'elemento strutturale di questo romanzo. Prima di incontrare, prima di questi incontri, faccio sempre un giro in internet per vedere, perché è chiaro che, come dire, io ho una mia sensibilità, ciascuno ha la propria sensibilità, il patto con chi viene a sentire queste robe qua è che io parlo con la mia sensibilità, posso anche sbagliarmi, non è che sono qua a fare il critico letterario, peraltro non lo sono. Però, insomma, siccome è sempre meglio evitare di fare figuracce, di andare in giro a raccontare sciocchezze, io giro in internet per vedere un attimo cosa si dice di questo, di quello lo faccio sempre. E ho notato che tutti coloro che parlano di questo libro si attengono al racconto stretto della vicenda portante. La vicenda portante, di fatto, qual è? Anche in questo caso, è quella di una grande
antipatia mossa dall'invidia più totale di uno scrittore che si ritiene straordinariamente dotato e invece è un fallito, dopo una opera prima che aveva fatto pensare chissà che, invece si trova dopo un po' di anni a essere sostanzialmente un travè della cattiva editoria, lavora in case editrici impossibili di un editore a pagamento che pubblica delle cose che fanno in cielo in terra, scrive recensioni, fa delle cose per sopravvivere. Ebbene, questo signore odia in un modo disumano un suo amico, perché la cosa straordinaria è che lui odia questo che è stato suo compagno all'università a Oxford e è rimasto suo amico, col quale si incontra regolarmente ogni X giorni per giocare vuoi a tennis, vuoi a scacchi, vuoi a biliardo, per andare per pub. Ma lui lo odia. Perché lo odia? Perché il suo amico è la star della letteratura di quel momento. Ha venduto un'enormità di libri, e quindi ricco, non benestante, perché la differenza è che oggi, per esempio, un'altra cosa è che o sei ricchissimo o non ci sei, perché oggi si viaggia a milioni di copie, si viaggia più le vendite decenti che permettono la sopravvivenza. E lui lo odia profondamente. Lo odia giustificando il suo odio col fatto che quel tizio è un incapace, che non sa scrivere, che scrive delle sciocchezze che non sa neanche in terra. E non di meno lo frequenta, si frequenta. Quell'altro in qualche modo lo frequenta con una certa condiscendenza. Ecco, quindi questa è la vicenda, cioè questa è una vicenda gradevolissima, anche perché si trovano dei picchi di ironia assolutamente sorprendenti, sono dei passaggi assolutamente sorprendenti che non vi leggo nemmeno perché comprometterebbero la sorpresa. Ma credetemi, sono dei momenti che tu ti ritrovi a ridere sguaiatamente, vedi, ma come è possibile che è successa, che sono finiti in questa situazione, invece ci sono finiti. Ma il dato invece è che non è solo questo romanzo. Ovviamente, signori, l'odio è un elemento straordinario, una forza come quella dell'acqua, che quando tu vedi il fiume tranquillo non pensi, ma a 50 anni la tragedia del Vajont, quando la vedi scatenata davvero, per fare dei danni spaventosi, assolutamente inimmaginabili, e così è l'odio. Nel corso del libro lui le tenterà tutte per rovinare questo autore, che oltre a vendere un sacco di soldi, i libri, che oltre ad avere una vita quindi anche sentimentale ricca, perché poi c'è tutto l'effetto traino, è evidente che uno così non può andare a sposarsi una poveraccia, una mentecatta suburbana londinese, va a sposarsi la figlia di un nobile, per di più ricchissimo. E qui c'è tutto un giro di situazioni di questo tipo, in cui quindi il suo odio viene ad aumentare, viene a rigenerarsi, perché continua a vedere quelle che lui ritiene essere ingiustizie, perché quello bravo a scrivere è lui, non è l'altro. Culminerà addirittura un tentativo di omicidio, farà di tutto. Però dicevo, c'è dell'altro, perché noi nel nostro libro ci accorgiamo che anche l'arrivato non vive serenamente, non vive per niente serenamente. I problemi ci sono, mascherati meglio, compensati da una condizione, come dicevamo, invidiabile, ma ci sono. E quindi allora diventa una espressione di un malessere generalizzato, di una disperazione che trova linfa, che pone le radici e trova linfa non solo, non soltanto nel successo, nel mio successo personale, ma che forse fa parte proprio della condizione umana. Ovviamente viene raccontato il mondo letterario in un modo assolutamente esilarante, divertente. Vi voglio ricordare che giustamente la biblioteca fa arrivare un certo numero di copie quando presentiamo un libro,
credete, prendetevela, portatevela a casa, tanto lunedì, non ve ne pentirete, perché veramente è una lettura incredibile. Anche perché troviamo delle belle descrizioni di Londra, ma Londra intesa come un organismo vivente, pulsante, brulicante di soggetti, e troviamo quindi anche non solo la rappresentazione di alcuni dei protagonisti, sia quello apicale e sia quello invece dei sotterranei e lo sconosciuto, non solo i due protagonisti simmetrici, ma anche tutti i comprimari fatti dall'ufficio stampa, fatti dalla giuria del premio di un premio X, fatti quindi di party, di convention, di incontri. E addirittura a un certo punto lo scrittore è arrivato e viene invitato ad andare negli Stati Uniti per presentare i suoi libri, perché lo aspettano come ormai oggi si aspettano gli scrittori, cioè come si aspetta una star, lo aspettano per farsi fare gli autografi, lo aspettano per fare i fans. E lui si trascina con sé il nostro povero disgraziato che si chiama Richard Toole, e che per avventura ha trovato anche lui una casa editrice che gli ha stampato il suo romanzo, condannato a chiamarsi senza titolo, perché almeno il titolo riesce a titolare questo romanzo. E quando lui arriva negli Stati Uniti, e già durante il viaggio il suo amico viaggia in business class e lui viaggia nella economica, così rannicchiato, e quando arrivano di là i taxi, amiche taxi, la sistemazione alberghiera, tutte queste cose qua che stabiliscono sempre di più un solco che li separa, che è inesorabile, che lo vedi che li separerà per sempre, e non fa altro che aumentare la rabbia di questo signore. Ma quando lui si accorgerà che sono in una certa sala, ci sono le masse che aspettano il grande autore londinese che è arrivato per presentare il suo romanzo, e lui va nell'altra sala e ci sono ben due o tre persone, ma una lo accoglie dicendo: ti ho riportato il libro, ridammi i soldi. E allora qui la disperazione, ma non pensiate che sia un libro comico, perché non è la comicità stupida che fa ridere così, è di una cattiveria, di una drammaticità che assolutamente è come sempre dico, io suggerisco una cosa, poi se la leggete mi verrete a dire: hai sbagliato tutto, ma hai raccontato una sciocchezza, oppure mi confermerete che ne valeva la pena. C'è poi un terzo elemento, quindi dicevamo, primo la vicenda e basta, quindi questi due erranti che vanno avanti, che passano praticamente la loro vita con quell'altro che non si accorge e questo lo odia, quindi con i coinvolgimenti delle mogli, quindi uno che tenta di andare a letto con la moglie dell'altro, l'altro che tenta di andare a letto con la moglie del primo, e uno dei due in un qualche modo per una serie di ragioni riuscirà, ma non vi dico né chi né perché né come, però ci sarà anche questo. Poi appunto questo panorama londinese con delle bellissime descrizioni di gente marginale, di gente borderline, di anche gente della criminalità, perché voi capite che quando uno vuol fare del male a un altro, se non è un delinquente improprio, evidentemente deve andare ad appoggiarsi a dei professionisti o semiprofessionisti. Quindi anche tutto questo ambiente così vario e dal punto di vista letterario godibilissimo. Fra le altre cose mi sono dimenticato di dirvi Martin Amis, che è l'autore di questo romanzo che si intitola L'informazione. E che cos'è questa informazione? Non è un'informazione, non è che parli di un'informazione, no? L'informazione è tutto ciò che ti informa, tutta quella serie di cose che ti vengono addosso, che ti cambiano la vita, che ti condizionano, che ti orientano, che ti dirigono e che non ti lasciano più libero. E che fra le altre cose riconosciamo in questo momento è l'inflazione costante quella dell'informazione, siamo catturati dall'informazione. Martin Amis, dicevo, è figlio d'arte, è uno che ha respirato letteratura fin da bambino, perché suo padre è Kingsley Amis, che è un altro scrittore molto noto, molto famoso in Inghilterra, in Gran Bretagna e non solo. E questo forse in qualche modo gli ha consentito di fare una cosa straordinaria a livello di, e questo è il terzo livello, linguaggio. C'è l'invenzione di un linguaggio che, non per usare un termine
blasonato e ormai retorico, ma è davvero pirotecnico. Si inventano frasi, si inventano punteggiature qua dentro. Ora, non insospettitevi se uno dice oddio su quelle robe oscure, no. Non è che c'è talmente invenzione da non essere colto, e qui sta la grandezza dell'autore. C'è l'invenzione che non condiziona, tu lo cogli. Poi può darsi che non cogli l'invenzione, però questo è un altro tipo di problema. E quindi c'è uno sviluppo di un linguaggio specifico, ricco, una sintassi, una struttura fraseologica, un'architettura narrativa, in certi momenti davvero lascia senza fiato. Ecco, io ho finito, suggerisco, insisto nella lettura di questo libro, prendeteveli, portateveli via, perché ne vale davvero la pena. Grazie. Perché io a casa è come se fosse una biblioteca anche la mia casa. Cercavo di capire. Vedo che veramente vale la pena. Infatti vedo, porto anche qua io, un po' prendo, un po' prendo. Perché se no non giro più. Che molti magari lo vorrebbero fare, ma poi il sabato, perché anch'io tengo la nipotina tutta la settimana, il sabato mi con 150.000 cose da fare, e infatti sono di grazie. Ringrazio anch'io. Guardiamo cos'è che è discutere stasera, sono in giro. Questo invece secondo me è riuscire a fare. Va bene, non sono messo a i mobili. Qui adesso forse caso, caso di spegnere, perché ah,